fascino sottile della discriminazione, non è un caso che sia una mostra fotografica tutta al femminile. Sì, tutta al femminile, una mostra fotografica che è promossa dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Pavia, che ricordo avere tra i suoi obiettivi quella di promuovere delle azioni positive rivolte a tutta la cittadinanza, che trattino i temi delle pari opportunità, della discriminazione, della cultura di genere e anche con un'attenzione a quello che è il ruolo della donna nella società odierna. La mostra è stata curata da due fotografe pavesi, da Marcella Milani e Claudia Trentani, e sarà ospitata, e per questo ringrazio anche il nostro rettore Francesco Svelto, sarà ospitata all'interno del cortile delle statue dell'Università di Pavia dal 9 al 30 di settembre con orario continuato. L'ingresso è gratuito. L'inaugurazione di questa mostra si terrà giovedì prossimo, giovedì 9 settembre alle ore 17, quindi invito chiunque volesse partecipare all'inaugurazione, insomma, a farne parte e a venirci a trovare. Scopo della mostra è promuovere un cambiamento culturale attraverso l'uso delle immagini e delle fotografie. Sì, l'obiettivo della campagna è promuovere un cambiamento culturale della nostra società per sensibilizzare i temi della violenza, in questo caso attraverso il linguaggio della fotografia. Appunto, abbiamo fotografato la violenza focalizzando l'attenzione sulla forza e sulla determinazione delle donne e non sul dolore. Quali sono state le emozioni che hai provato fotografando queste donne? Sono state emozioni uniche perché abbiamo creato un team di donne che è riuscito a collaborare insieme per far conoscere e rendere consapevoli i problemi che si sono manifestati e si continuano a manifestare nella violenza contro le donne. E emozioni forti anche perché le nostre modelle hanno tirato fuori un coraggio, sono state eccezionali lasciandosi fotografare e mettendosi a nudo in modo che siamo riusciti a fotografarlo in modo profondo e davvero autentico. È stato unico. Grazie.